Quando Segovia provò alcune chitarre di Mozzani, esordì definendo il loro suono come suono antico, termine che risulta essere adatto anche come appellativo di tutta quella generazione di chitarristi-compositori che a cavallo del XIX e del XX secolo hanno determinato una vera e propria identità nazionale italiana, sia chitarristicamente che compositivamente parlando. Generazione purtroppo spesso dimenticata dalle ultime scuole chitarristiche, ma che risulta essere di grande interesse al fine di comprendere ciò che fino a non molti decenni fa ci caratterizzò in quanto italiani. Il primo, da considerarsi in un certo senso anche come il caposcuola, è stato senza dubbio Luigi Mozzani, che dalla fine dell'Ottocento si impose nei tre ambiti, compositivo, tecnico-interpretativo e liuteristico, come un vero e proprio punto di riferimento. Possiamo definire il suo stile con un binomio proposto dalla nipote Carmen Lenzi, classico-romantico. Classico per la chiarezza e perfezione tecnica e romantico per l'espressione, che non è mai troppo sospirata e sdolcinata, ma ricca di sfumature quasi crepuscolari. Il concerto proposto in questo video e nei vari seminari che abbiamo tenuto e che terremo nelle varie istituzioni propone un repertorio che incarna pienamente lo spirito italiano dell'epoca. Si è utilizzata una chitarra costruita direttamente dalle mani di Mozzani intorno agli anni 30, che ci permette di rivivere tale suono antico in completa autenticità. Oltre al caposcuola sono stati inclusi altri compositori, quali Teresa De Rogatis, la più importante figura femminile, Benvenuto Terzi, che è molto interessante per il suo personale utilizzo della chitarra, Fracassio da Velletri, e anche Giovanni Murtula, uno dei più interessanti a livello compositivo. Dietro ognuno di questi autori si celano affascinanti vicende biografiche e meravigliose pagine musicali che meritano di essere riscoperte. Ci auguriamo che tale suono antico possa essere ripreso in considerazione dalle future generazioni, in modo di riprendere coscienza della nostra identità nazionale e, citando una recensione del 1936 tratta dalla rivista Il Plettro, noi italiani possiamo buon diritto vantarci di non essere secondi a nessuno. Buon ascolto.
Thank you.
Grazie.